Noi ci colleghiamo subito con la nostra finestra sul del calcio del sud, il nostro Noemo Maradona. Ciao Noemo! Ciao Gene! Allora, ciao, io Gene. Voglio che tu ciao, come va? Tutto bene, tutto a voi bene. Come va? Tutto a posto? Tutto a posto, sì. Io voglio che tu per oggi mi stia sul tecnico, una disamina tecnica della partita. Dai. Va bene. 90 minuti intensi a Dallara. Il Bologna porta 3 punti a casa importantissimi in chiave salvezza. Aprono le marcature Zalaceta da Hilton. Riaccendono le speranze del Napoli Rinaldo. Per il Napoli si allontana sempre di più la prospettiva Champions. Arbitraggio sufficiente. Ma sei bravissimo, ma io ti voglio sempre così. Ma è favoloso, sì, questa Gene, cosa. Ma che palle però, cioè se mi dai una parrucca rossa, mi togli la quinta elementare, sembra altro Biscardi, sono la copia sputata di altri. Devi Biscardi. Essere così, come Biscardi, un piccolo Biscardi, rigoroso, serio e preciso, così devi essere. Sì, Gene, parli di serietà quando un altro po' Caressa si mette a ballare la lambada. Caressa è più grande di te, tu sei piccolino, devi fare esperienza, hai capito? Devi imparare, lo sai bene, eccola. Va bene, Gene, però io ho un problema. Hai letto? Forse per i cinepanettoni De Laurentiis sostituirà la Hunziker con Belen Rodriguez. E vabbè, cosa c'entra col calcio? Noi siamo una trasmissione di calcio, hai capito? Non siamo una trasmissione di gossip. No, niente, niente. No, ecco. Però, come ti ho già detto, la Hunziker veniva a prendermi a scuola. Ma se non viene la Hunziker, viene Belen Rodriguez. E cosa vuoi che me ne freghi a me se viene Belen Rodriguez? Verrà chi verrà a prenderti a scuola, ma chi deve venire a prenderti sì, a scuola? Sì, verrà Belen Rodriguez, insieme al suo fidanzato, Gene, quello è proprio antipatico, Corona. Fabrizio Corona è l'uomo più antipatico del mondo. Mourinho a lui gli fa un baffo, sembra Ciccio Formaggio. Lo so, no, vabbè, ma cosa vuol dire? No, non sarà simpatico, ma qual è il problema? Poi Gene, io con questo qua faccio troppe brutte figure. Per esempio, quando siamo andati a mangiare un gelato tutte e tre per conoscerci, ha pagato il gelato con i soldi del Monopoli. Gene, poi ha ritratto in foto hard la mia professoressa in fragrante col bidello. Gene, l'ha pure ricattata. E poi la mia professoressa italiana, cioè, ha 74 anni. Gene, io queste figure non le devo fare. Sì, ma tu lo devi dire a De Laurentiis, non devi dirlo a me, io non c'entro niente. Scusa, tu devi parlare di calcio, l'accordo è questo. Calcio. Va bene, parliamo di calcio. Hai visto il PD in Lombardia? Il PDL in Lombardia non ha presentato le liste? L'ho visto, ma non c'entra con quello che stiamo facendo. Non c'entra. Sì, Gene, ma è un'Italia allo sbaraglio. Non è possibile che non presentano le liste. Questo pressappochismo mi indigna. Ma che ti indigna che? Ti indigna di che? C'hai 6 anni, cosa ti indigni? Indigni di che? Sì, Gene, ma sai, se il PDL anche in Campania non ha presentato le liste? Cosa? Sai, cos'è? Che il PDL in Campania non ha presentato le liste? Non lo so, non so niente di questa cosa, sono all'oscuro. Sei tutto tu. Scusa, eh? Perché? No, non lo sapevo io. Come? Non lo sapevo. Scusa, stai facendo satira politica, stai facendo un uso criminoso del mezzo televisivo, lo sai benissimo. Ecco. Va bene. Sì. Ecco, vergognati. Va bene. Ti saluto. Va bene, saluto. Ciao. Ciao. Ciao, saluto. Va bene, andiamo avanti. Allora, andiamo avanti.